l'appuntamento che porta è veramente l'immediata vigilia all'inizio del campionato di Serie A, traguardo storico per la formazione molese, un traguardo che arriva dopo due campionati vinti consecutivi dalla Serie B alla Serie A, è completamente, come abbiamo detto nella campagna abbonamenti, un pianeta sconosciuto per la realtà imolese, ma siamo pronti ad affrontarlo con tutta la serenità e la genuinità che il caso vuole. Questa è una soddisfazione incredibile per me, veramente per uno che non viene dal mondo dello sport, vedere una parte del suo sacrificio espresso stasera tramite voi è una gran bella soddisfazione. Quindi tra i vari grazie dico grazie a tutti quelli che insomma lavorano con me quotidianamente, soprattutto ai nostri sponsor che non mi stancherò mai di dirlo, in questo momento economico non facile investono su di noi, investono sulla nostra credibilità, investono sul fatto che noi portiamo in giro la maglia che indossate per l'Italia e quindi in qualche modo siamo un po' un esempio da seguire. Questo sia per la prima squadra ma anche e soprattutto per il settore giovanile a cui tengo particolarmente. Ci tengo particolarmente per diversi motivi. È ovvio che il primo è quello di poter crescere dei ragazzi che un domani siano al 100% disponibili a disposizione per la prima squadra. È un progetto lungo, è un progetto che costa tantissimo sia dal punto di vista delle energie sia dal punto di vista economico. Le energie soprattutto sono quelle loro, sono quelle degli allenatori, dei vice allenatori, degli accompagnatori che fra settimana vanno alla palestra, il sabato e la domenica vanno in giro con i ragazzi, pertanto da questo punto di vista il mio grazie più grande un po' è a loro. Ecco. È partita la campagna abbonamenti, una campagna abbonamenti che sorride alle quote rosa e agli under, ai ragazzini. E anche questo in qualche modo rincara quello che è il concetto che hai appena espresso, nel senso che la palestra Cavina vuole portare giovani, donne che magari abitualmente non frequentano campi di calcio o campi di futsal. C'è un concetto ben delineato nella tua testa e nella testa dei tuoi collaboratori. Ma sì, allora... Io faccio un discorso che può andare anche un po' controsenso talvolta, che è sempre il solito esempio che porto. Allora, ho detto dal giorno 1 quando abbiamo lanciato la campagna abbonamenti che preferisco 100 famiglie con bambini alla Cavina che 1000 spettatori paganti, nonostante vada contro quello che è ovviamente l'interesse della società. Quindi questo è palese. Una delle tue grandi virtù è stata quella di valorizzare sempre il materiale che avevi a tua disposizione. So che sei riuscito veramente a tirare fuori il massimo, anche quando magari l'acqua era controcorrente in maniera importante. Quest'anno forse lo sarà in maniera ancora più estremizzata, però ti vedo concentrato, ti vedo carico, soprattutto vedo che riesci a trasmettere ai tuoi ragazzi che hanno la tua stessa indole, la voglia di fare bene con quello che si può fare. Questa è la cosa più importante, che loro abbiano questa indole, perché noi siamo una cosa unica. Io ringrazio per i complimenti, però non sono abituato, io i complimenti tendo a farmeli scivolare addosso. Ascolto di più le critiche solitamente, penso che anche noi dobbiamo accantonare quello che è stato l'anno scorso e avere la stessa fame di dimostrare che se Napoli sono in 20-30 giocatori, noi siamo sufficienti per dare del filo da torcere da Napoli in poi. C'è una cosa alla quale tu tenevi in maniera importante, confermare buona parte del gruppo che lo scorso anno ti ha condotto o hai condotto, c'è una sinergia assoluta nella massima serie. Sì, se lo sono meritati, ma soprattutto sono convinto che questi giocatori se lo possono meritare alla massima serie. Non è un premio per quello che hanno fatto l'anno scorso, ma è un investimento su quello che faranno quest'anno e io lo faccio a occhi chiusi. È come assemblare una macchina, dopo la gara arriverà,
noi siamo meccanici, ci sono i piloti, ci sono tutte le parti della macchina che stiamo assemblando. Dopo, quando inizia la gara, dopo è solo il campo che detta i valori delle squadre. Adesso tutta estate è il periodo di chi parla, a me non piace tanto parlare. Sono arrivati last minute Fabinho e Deilton, due giocatori che vanno a rinforzare ulteriormente la rosa, due giocatori su cui avete puntato molto, e a che punto sono? A che punto si sono inseriti in un piano tattico in maniera last minute, quindi magari avranno bisogno di qualche giorno in più per poter anche lavorare. Sì, sono molto, molto felice di averli qui con noi, anche perché le trattative, quelle di Deilton, è tanto che sta andando avanti, si è riuscito finalmente a portare in Italia. Fabinho è stata una trattativa abbastanza lampo, ma sono molto felice di come si sono immersi nel nostro gruppo, di come il nostro gruppo li sta integrando e come si stanno inserendo sia a livello di gruppo che a livello tattico. Quindi assolutamente contento. Sintomo di una piramide sotto di te che procede alla meraviglia. Complimenti a tutti e grazie a voi.